sofferto da parte nostra, perché dopo l'1-1 il Palermo è tornato all'attacco, ha avuto qualche buona opportunità, quindi credo che è stato un po' sofferto, ecco, ai punti avrebbe vinto il Palermo, però ripeto, c'è da considerare che oggi noi avevamo i tre difensori più i due esterni nuovi, cioè quasi improvvisato per tutte le defezioni che abbiamo nello stesso periodo, però questo non deve essere una scusa, perché chi ha giocato ha fatto una grande partita, l'unica cosa che è normale, fisiologico, che non possono avere ritmi visto che giocano con poca continuità, per cui li apprezzo perché hanno lottato fin quando hanno potuto ed è normale, magari si perde qualcosa in intensità, però i ragazzi hanno fatto bene, sono gli esterni, un ragazzo dell'88, uno dell'86, non era facile giocare davanti a tanti spettatori per questi ragazzi che magari giocano, diciamo, col contacoccio. Mister, è stato uno scontro UEFA? Ma noi abbiamo fatto già 40 punti, quindi speriamo di rimanere in questa posizione. Il Palermo ha tutte le carte in regola per rialzarsi e stasera l'ha dimostrato, perché l'Udinese, nonostante non era al meglio delle condizioni in termini di giocatore disponibile, fuori casa facciamo molto bene, ecco, riusciamo anche a vincere, abbiamo vinto qualche partita, quindi diciamo che il Palermo stasera ha fatto una buona gara, ecco, quindi ha un potenziale di giocatore enorme e quindi credo che possa aspirare a questo traguardo. Ma va bene così, noi abbiamo preso il punto e a noi va benissimo il punto di oggi. No, i miei difensori sono stati bravi, perché Amauri è molto forte fisicamente, con testa e praticamente giocano sempre palla su di lui, è molto forte veramente, ma penso che i miei difensori hanno fatto bene oggi. Un buon Palermo? Ma Palermo da parte nostra è stata un po' sofferta, perché tutto il secondo tempo attaccava, provava a vincere. Sì, un buon Palermo, poi normale, ecco, anche noi non è che abbiamo fatto tanto, ma meno male che anche noi abbiamo fatto un gol su calcio di punizione. Sì, ma noi dobbiamo essere rammaricati per questo, perché la meritavamo e non è arrivata, ma anche soddisfatti di una prestazione eccellente da parte della squadra, quindi stiamo crescendo ed è vero che la gratificazione maggiore arriva dai risultati, però oggi arriva anche la gratificazione da parte mia nei confronti della squadra, perché ha fatto tutto quello che doveva ed è mancato solo un pizzico di buona sorte per cercare per vincere la gara. Mi auguro che sia... Sì, mi auguro che sia una certezza questa, non soltanto una sensazione. È importante se abbiamo costruito questa nostra solidità, sarà molto importante, ma abbiamo tutte le domeniche delle verifiche. E oggi, se portavamo a casa quello che ci meritavamo, andavamo alla prossima verifica un pochino ancora più solidi e più certi del nostro lavoro e delle cose che facciamo, che proviamo. Sì, io ho questa sensazione, ma ripeto, non ci fermiamo qui, dobbiamo andare domenica a Milano, poi a Parma, poi... Quindi abbiamo da verificare la nostra continuità, la nostra solidità, visto che stiamo parlando di quello, tutte le volte che scendiamo in campo. In vista dell'Inter, cosa c'è da registrare nella squadra? Ma lavorare serenamente e preparare una partita proibitiva sulla carta, ma nella quale noi dovremmo tentare di fare tutto il meglio che possiamo fare e sapendo che dobbiamo metterci nella testa che non dobbiamo sbagliare quasi niente, anzi senza il quasi, non dobbiamo sbagliare niente. Ci crede all'Europa? Io penso che ancora adesso noi dobbiamo pensare a fare un passo alla volta e valicare prima possibile quota 40, poi vedremo. Per me è importantissimo, ma non tanto per fare la squadra portare a casa questi tre punti, che per noi sarebbe quello più importante, ma a questo punto è stato importante per aggiungere ancora più avanti in questo campionato. Abbiamo sofferto fino alla fine, abbiamo corso come doveva correre, poi abbiamo cercato di fare gol, però il portiere loro oggi è stato quello importantissimo, che ha parato qualche due o tre occasioni da gol, che per noi sarebbe lì di uscire subito la partita. Senti, ci credete all'Europa? Cerchiamo di fare più punti possibile, perché non è che dobbiamo mettere un obiettivo e poi
cerchiamo di fare punti, alla fine vediamo quello che succede, che possiamo fare ancora meglio, ma non mettiamo ancora obiettivi. Con la stessa cattiveria che abbiamo iniziato e finito con questa partita. Sappiamo che lì non è facile, giochiamo con la prima in classifica, la squadra in Italia più forte, però lì si può succedere tutti. L'anno scorso abbiamo pareggiato, quest'anno possiamo andare lì a vincere.